collettivo Pigneto è nato, diciamo, casualmente, nel senso è nato per riunire tutti i ristoratori del Pigneto, confrontandoci tra tutti noi. E mentre parlavamo, mentre si aggiungevano le persone sul gruppo WhatsApp, a un certo punto è nato il collettivo Pigneto. Abbiamo deciso di chiamarlo così per avere più voce, per sentirci anche più forti, anche un po' per abbracciarci, cioè perché è una situazione abbastanza drammatica, più o meno per tutti, e quindi dare una voce, una forza, un quartiere che secondo noi a Roma forse è il quartiere più unito, più forte, insomma un po' più creativo. In questo momento non c'è online, non c'è nessuna tipologia di comunicato. C'è già in piedi una pseudo-associazione che sta nascendo anche in questi giorni, che sicuramente cercherà di portare delle proposte al Comune di Roma per poter farle ascoltare a chi poi di conseguenza dovrà attuare un piano di emergenza, perché in questo caso credo che sia non tanto dovuto, ma assolutamente necessario. Il quartiere vive giorno per giorno, diciamo, di tutte queste piccole realtà che in questo modo rischiano veramente di cessare dall'oggi al domani. Dietro queste attività c'è anche cultura. Quello che stiamo facendo qui io spero che sia Uno uno stimolo? stimolo anche per altri quartieri, perché se ogni quartiere crea una forza, poi ci uniamo tutti e abbiamo una voce sicuramente più forte. Adesso dobbiamo essere ascoltati perché le perdite sono tante. Con un po' di sforzo da parte delle autorità si può andare incontro a tutti. La prima cosa è la burocrazia zero. Maggiore flessibilità anche per quanto riguarda eventuali tasse, Quello è quella è fondamentale. importante perché in un modo o nell'altro se l'attività è chiusa non significa che non ha spese vive, perché a fine mese i gestori di locali in un modo o nell'altro debbono far fronte a Sì. delle spese vive, fisse soprattutto. Noi ripartiamo con dei debiti, tutti, e quindi sicuramente prima dobbiamo adempiere a dei debiti, quindi avere ulteriori spese, quella che era la norma non esiste più, cioè adesso bisogna creare un sistema nuovo per noi. Ed è ripartire da zero, ma vuol dire darci proprio respiro per un anno e più. E noi ce la mettiamo tutta, ce la Certo. stiamo mettendo E tutta. chiediamo appunto che comunque Abbiamo questo bisogno di aiuto. esatto. Al momento il collettivo Pigneto avrà un centinaio di attività, di persone, forse di più, di 100. Ogni giorno si aggiunge qualcuno che vuole partecipare, che coinvolgiamo. Ancora in La fase è realtà molto embrionale. esatto, è molto embrionale perché stiamo anche cercando di capire quello che succede all'esterno. Cioè abbiamo bisogno adesso intanto di capire come si sta muovendo il governo, come si muove il comune. E noi sappiamo quello che vogliamo, però parallelamente è ovvio che creiamo questa unità e questa forza, e poi sicuramente ci struttureremo in maniera un po' più forte nel momento in cui saremo consci che questo decreto, se si farà, Se non ci sarà. sarà, e se ci sarà, non sarà, diciamo, non ci verrà così incontro, sicuramente ci faremo sentire. Vi aspettiamo al Pigneto al più presto.